giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you get me midnight. You whip up my ass. Ciao a tutti, bentornati nel mio canale. Questo è lo scialle che lavoreremo oggi, è all'uncinetto, in cotone per la bella stagione. Ciò non toglie però che voi possiate lavorarlo anche con i filati invernali. È una lavorazione semplicissima. È uno scialle asimmetrico, vale a dire che si inizia partendo dalla punta e poi si continua a lavorare fino ad avere la parte superiore completata, che diventerà il lato lungo con la nostra punta dello scialle. Per lavorare questo scialle io ho utilizzato del filato in cotone gasato mercerizzato. Ho utilizzato 3 gomitoli in verde, quindi 150 grammi, ed un gomitolo da 50 grammi in rosa corallo. L'uncinetto che ho utilizzato è da 3,5 mm. Per quanto riguarda il filato, posso dirvi come indicazione generica che 50 grammi corrispondono a circa 160 metri. Ecco qua. Per quanto riguarda le misure finali che ho ottenuto, ho una parte superiore che va sulle spalle di circa 150 centimetri, mentre questo lato, che in pratica è la parte finale del nostro scialle, che poi va a formare uno dei lati, misura 104 centimetri. La profondità della punta centrale, ossia dalla parte delle spalle fino in fondo, è di circa 60 cm. Ora vi lascio al tutorial che, come vi dicevo, è proprio semplice. Iniziamo a lavorare facendo un anellino magico. Passiamo il filo intorno alle due dita, inseriamo l'uncinetto, estraiamo il filo e poi facciamo 4 catenelle. 1, 2, 3 e 4. Ora lavoriamo sempre intorno all'anellino. Lavoriamo 3 maglie alte. Una, due e tre. 2 catenelle, una e due, e una maglia alta doppia. Quindi facciamo 2 gettati sull'uncinetto e andiamo a lavorare facendo 3 passaggi, quindi 1, 2 e 3, finché non è completata la nostra maglia. A questo punto possiamo tirare il filo e chiudere l'anellino. E questa è la nostra punta di partenza. Come potete vedere, qui dove abbiamo fatto la maglia alta doppia, abbiamo il lato in cui faremo tutti gli aumenti. Mentre da questo lato andremo dritti su senza cambiare la nostra forma. Giro successivo facciamo 5 catenelle. 1, 2, 3, 4 e 5. Voltiamo il lavoro e facciamo subito sulla prima maglia che incontriamo, che in pratica è la maglia alta doppia del filo del giro sottostante, facciamo una maglia alta.
Ora, nelle due catenelle di divisione sottostanti, lavoriamo altre due maglie alte. Una e due. Due catenelle divisorie, una e due, ed andiamo a lavorare 3 maglie alte saltando la prima. La prima di sotto la saltiamo. Andiamo a lavorare 1, 2 e 3 nelle catenelle finali. Una. Due, e la terza inseriamo l'uncinetto nell'ultima catenella e lavoriamo l'ultima maglia alta di questo giro. Ora consideriamo questi primi due giri come giri di preparazione. Ora passiamo a lavorare i due giri successivi, che sono quelli che andremo sempre a ripetere. Allora, iniziamo voltando il lavoro e facciamo questo primo giro dei due da ripetere tutti con le catenelle. Quindi facciamo subito 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. Andiamo nelle due catenelle di separazione sottostanti e lavoriamo una maglia bassa. Così. Di nuovo 4 catenelle. Una, due, tre e quattro. Saltiamo due maglie alte sottostanti e nella terza andiamo a lavorare la nostra maglia bassa. Di nuovo 4 catenelle, una, due, tre e quattro e concludiamo con una maglia alta doppia che andremo a prendere intorno alle catenelle sottostanti. Quindi due gettati sull'uncinetto. Inseriamo l'uncinetto all'interno delle 5 catenelle sottostanti, estraiamo il filo e lavoriamo la maglia alta doppia che ci dà l'inclinazione del nostro triangolo e in più l'aumento. Quindi questo è il primo giro delle due ripetizioni. Secondo giro della ripetizione. Facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5 e voltiamo il lavoro. Subito, dalla maglia alta doppia sottostante, lavoriamo all'interno di essa una maglia alta. Intorno alle 4 catenelle lavoriamo altre 3 maglie alte. Quindi una, due, abbiamo un totale di una, due, tre, quattro maglie alte. Due catenelle di divisione, una e due. Andiamo a lavorare intorno alle 4 catenelle successive, facciamo 4 maglie alte. Una, due, e 4. Due catenelle di divisione, una e due, e andiamo a lavorare intorno alle ultime 4 catenelle del giro sottostante.
Facciamo di nuovo il nostro gruppo di 4 maglie alte. 1, 2, 3 e 4. E questo è il secondo giro da ripetere. Ora continuiamo a lavorare questi due giri fino a quando non terminiamo, il nostro scialle. Facciamo di nuovo il giro con le catenelle, quindi voltiamo il lavoro, magari allunghiamo poco poco quest'ultimo punto, voltiamo, facciamo 4 catenelle, una, due, tre e 4. Saltiamo le 4 maglie alte e andiamo a fare la maglia bassa intorno alle 2 catenelle di divisione che abbiamo nel giro precedente. Nuovamente 1, 2, 3 e 4. Andiamo intorno alle 2 catenelle e facciamo la maglia bassa. Di nuovo 1, 2, 3 e 4. Quando siamo alla fine del giro, la maglia bassa la facciamo nella quarta maglia alta sottostante, quindi saltiamo 1, 2, 3 maglie alte e nella quarta maglia alta sottostante andiamo a fare la nostra maglia bassa. Ora 1, 2, 3, 4 catenelle e per terminare maglia alta doppia, 1, 2 gettati. Inseriamo l'uncinetto nelle catenelle sottostanti e lavoriamo la nostra maglia alta doppia finale. Ecco, semplicissimo questo giro a catenelle. Dobbiamo solo fare attenzione alla parte terminale, come vi ho spiegato. Secondo giro con i gruppi di 4 maglie alte, lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, voltiamo il lavoro, andiamo a fare subito la prima maglia alta sopra la maglia alta doppia. 1, 2, e le altre 3 le facciamo intorno alle catenelle, quindi una, due e tre intorno alle catenelle, più una che abbiamo fatto sopra la maglia alta doppia, abbiamo il nostro gruppo di 4 maglie alte. Ora facciamo 2 catenelle di divisione. Andiamo a lavorare un nuovo gruppo di 4 maglie alte intorno alle 4 catenelle successive. Quindi una, due, tre e 4. Due catenelle. Nuovo gruppo di 4 maglie alte intorno alle 4 catenelle successive. Una, due, tre e 4. Due catenelle divisorie e ultimo gruppo nelle ultime 4 catenelle del giro sottostante, quindi una, due, tre e 4. Abbiamo terminato la nostra ripetizione di due giri. Vedete come si allarga bene il nostro triangolo, da una parte rimane la lavorazione dritta e dall'altra abbiamo gli aumenti che
che andranno a creare la nostra forma triangolare man mano che andiamo avanti. Allora, ovviamente dobbiamo terminare con il gruppo di 4 maglie alte. Io ho fatto anche questa rifinitura sulla parte degli aumenti, sul lato degli aumenti, vedete? Ovviamente io l'ho fatta in rosa perché il verde non l'avevo più, ma possiamo farla nella tinta che preferiamo, o anche, diciamo, lo scialle può essere fatto anche in tinta unita. Lavorando sulla parte degli aumenti, io ho fatto delle maglie basse intorno alle catenelle. Ho fatto 3 maglie basse intorno allo spazio inferiore e 4 maglie basse nello spazio più largo. Una volta arrivata al termine del nostro lato, ho voltato e ho fatto un nuovo giro di maglie basse sopra le maglie basse esistenti. Ecco qua. Questo diciamo che è facoltativo se volete rifinirlo in questo modo, altrimenti lo potete lasciare così come si presenta. Ecco. Anche questo tutorial è terminato. Lo scialle che abbiamo fatto insieme è abbastanza traforato, vedete, è un disegno carinissimo. Potete, come vi dicevo, farlo sia in filati estivi che in filati invernali e nei colori che più preferite. Bene, vi do appuntamento al prossimo tutorial e nel frattempo vi auguro un buon lavoro. Ciao a tutti da Lilla.